il bianco dei monti, il blu del mare Adriatico e il verde delle colline d'Abruzzo. Sono questi i colori dell'ovetto d'Abruzzo, il nuovo simbolo che arricchisce la collezione di gioielli I Love Abruzzo del maestro Giuliano Montaldi. L'ovetto d'Abruzzo è uno dei simboli più potenti che abbiamo creato negli ultimi anni. L'uovo di per sé è fonte di vita e di nascita e mi piaceva di inserire i colori della nostra regione e la difficoltà era nel trovare una figura che i colori del nostro Abruzzo potessero essere inseriti anche piacevolmente sul bracciale I Love Abruzzo. E abbiamo pensato all'ovetto inserendo i tre colori fondamentali che caratterizzano il nostro Abruzzo: il bianco della montagna, il verde delle colline e il blu del mare. L'ovetto è stato presentato al Palazzetto dei Nobili dell'Aquila. Ad aprire l'evento è stato Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo, che ha rivolto il plauso al maestro Montaldi, che con caparbia e costanza sceglie simboli che rappresentino tutta la regione, dal mare alla montagna. Il maestro Montaldi con le sue opere sta interpretando quello che è l'Abruzzo, simboli, identità, storia, tradizione, cultura. È uno di quei soggetti che sta interpretando con la sua arte quello che è il valore della nostra regione, della nostra identità. Quindi sono momenti importanti, sono opere importanti, sono gioielli che gireranno per il mondo, perché ormai il maestro Montaldi insomma è entrato un po' su tutto quello che può essere un discorso internazionale, e quindi l'Abruzzo lo porta ovunque. Sono tanti i momenti con cui la nostra regione in questi anni sta crescendo e sta sempre più acquisendo un ruolo importante a livello internazionale, si sta facendo conoscere con una serie di azioni di promozione, di marketing, di partecipazione ad eventi importanti dove portiamo anche l'esperienza, l'arte e la cultura del nostro territorio. I suoi simboli, che sono poi simboli d'Abruzzo e quindi i suoi gioielli, sono uno di quegli esempi con cui noi raccontiamo e rappresentiamo la nostra terra. Abbiamo fatto la linea dei gemelli e abbiamo fatto gli orecchini, i portachiavi, ma soprattutto i gemelli anche maschili, che è una cosa che caratterizza ancora di più per chi viene in Abruzzo e vuole un ricordo di questa splendida regione. Madrina dell'evento ancora una volta l'onorevole Stefania Pezzopane, che ha contribuito alla realizzazione dell'evento proprio all'Aquila. Il capoluogo, inteso come punto nevralgico della regione, così come il Palazzetto dei Nobili, luogo simbolo dove, ha detto Pezzopane, un tempo si parlava di commercio di lana, zafferano e di altri frutti della terra che faceva ricco l'Abruzzo, il luogo del Consiglio Comunale. È una tappa importante perché dopo aver rappresentato e con tanti gioielli che io porto con me con tanto piacere e orgoglio, arriva adesso l'ovetto che un po' racchiude l'identità dell'Abruzzo attraverso i suoi colori, quelli che erano stati scelti anche per lo stemma della Regione Abruzzo. È un percorso importante quello che Giuliano Montaldi ha fatto e io lo accompagno dal primo piccolo gioiello di I Love Abruzzo. Perché? Perché ha coinvolto in questo percorso artisti, studiosi, archeologi, sindaci d'Abruzzo, affinché i simboli, gli emblemi, la storia della nostra regione venisse trasformata in piccoli bijou che poi messi insieme fanno una sorta di gioiello d'Abruzzo. E questo particolare, questo ovetto è molto gradevole, molto carino con questi colori, che si unisce a tutti gli altri gioielli in argento e quindi fa una nota di colore che è molto molto carina. E poi è l'Abruzzo che si propone al resto del mondo raccontando una storia di piccoli bellissimi simboli. Ad arricchire il momento di confronto è stata l'antropologa del gioiello Adriana Gandolfi, che svolge attività di ricerca e documentazione demo-etno-antropologica per il territorio abruzzese molisano. Curatrice del Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara, esperta in storia dell'oreficeria, si distingue come studiosa di oreficeria a carattere etnografico e tradizionale.
Tra i numerosi saggi e articoli presentati, menzioniamo ori e argenti d'Abruzzo dal Medioevo al XX secolo. Amuleti, ornamenti magici d'Abruzzo, gli ori del Tratturo, pastori, pacchiane e gioielli. La Presentosa, un gioiello degli Abruzzi fra tradizione e innovazione. Con Giuliano Montaldi si è subito instaurato un rapporto di stima, prima ancora che di reciproca collaborazione. E Giuliano Montaldi si è avvicinato alla tradizione dopo il mio secondo volume, dedicato agli amuleti. E lo vidi a esporre alla mostra, ente mostra di Guardia Grele, della quale io sono anche la consulente scientifica per quanto riguarda la sezione orafa in mostra. Il suo restyling è molto intelligente, perché io il mio volume l'ho fatto non per recuperare soltanto le forme antiche, ma per fare in modo che dalle forme antiche si riparta. Mi ha dato tanta soddisfazione perché è ripartita una produzione come quella di Giuliano Montaldi, che si è reinventato un amuleto composto. Partiva con 3 o 4 ciondolini che io l'ho aiutato a commentare, a trovare, adesso siamo a quota 28 ed è meraviglioso. La linea portante è naturalmente questa continua ricerca delle bellezze dell'Abruzzo, tramutato su un bracciale che è diventato quasi un libro che racconta l'Abruzzo, un libro che sfogliando dall'architettura all'archeologia, al mare, alla montagna, i nostri parchi rappresentati, naturalmente è un filo conduttore che racconta il nostro Abruzzo su un bracciale, su un monile, diciamo, chiamiamolo, di un artigianato artistico. Il bracciale sono 28 figure, la prossima la presenteremo, faccio un'anticipazione a brevissimo, sarà prima di Natale, la presenteremo a Scanno e sarà il cuore del lago di Scanno. Un altro monile, e così siamo a 28 simboli che rappresentano l'Abruzzo. Siamo partiti da una ricerca, forse uno dei primi simboli che abbiamo fatto era la moneta di Corfinio, dove per la prima volta compare la scritta Italia, e da lì insomma siamo arrivati a 28, e ognuno caratterizza il nostro Abruzzo, e ogni persona che vede un monile, i nostri, diciamo, ciondoli, si identifica immediatamente nel nostro Abruzzo, dalla classica Presentosa ai Rosoni, ma dal Gran Sasso all'abbraccio d'Abruzzo, insomma ci sono tantissime figure, ognuna caratterizza il nostro territorio. Abbiamo usato per le nostre campagne, anche per promuovere questo Abruzzo, quest'anno abbiamo addirittura anche Miss Abruzzo che si è resa disponibile a indossare uno dei rosoni più splendidi, impreziosito da diamanti. Ma abbiamo anche l'altra, delle versioni anche più, cioè questo bracciale può essere indossato, o le collane possono essere benissimo indossate dalla bellezza dei 20 anni fino alla bellezza della tarda età, ma che questo sta proprio a significare che anche nella persona più avanti con l'età può essere una testimonianza dei gioielli d'Abruzzo. A parte archeologica abbiamo collaborato con la Soprintendenza dei Beni Culturali d'Abruzzo, con vari archeologi e anche con storici. Ci siamo sempre avvalsi della collaborazione di professionisti e di professori anche universitari in questa ricerca, di giornalisti. Insomma, abbiamo sempre fatto una collaborazione anche col mondo della scuola, l'ente mostra di Guardia Grele, anzi che gli va un plauso per la loro bravura nel dare questi temi annuali del concorso, dove spingono l'orefice, l'orafo, l'artigiano a creare nuovi elaborati. Il bracciale, la nostra linea I Love Abruzzo, rappresenta l'intero Abruzzo. Se uno pensa ai trabocchi, abbiamo portato i trabocchi sul ciondolo, abbiamo pensato ai grandi poeti, D'Annunzio, Ovidio, ma abbiamo pensato alla cattedrale, ai rosoni delle nostre chiese, che sono veramente dei stemmi solari meravigliosi. Abbiamo pensato all'archeologia, il guerriero di Capestrano, che è simbolo istituzionale della nostra regione.
ma abbiamo fatto il Gran Sasso, la parte di Ramana, abbiamo rappresentato i parchi con l'orso, il lupo, il riconoscimento dell'UNESCO con la faggeta vetusta, il cammino della transumanza con la pecora transumante. Abbiamo sono rappresentati le rocche più belle dell'Abruzzo, Rocca Calascio, Rocca Scalegna. Insomma, come ripeto, è un bracciale, è un libro che racconta l'Abruzzo nella sua totalità, nella sua grande bellezza. Ho pubblicato l'esito della mia ricerca più che decennale sull'antica oreficeria tradizionale abruzzese. Sapevo di fare una cosa importante, perché se ne erano perse le tracce di questi esemplari, di questi repertori, di questi gioielli che ritrovavamo soltanto nelle fotografie antiche, ma soprattutto nei quadri dei nostri pittori tra 8 e 900. E mi chiedevo perché, dove sono andati a finire queste meravigliose creature orafe. E pubblicando questo libro, che finalmente è stato il primo catalogo ragionato di una storia millenaria, perché è un volume che parte dal Medioevo con i testi del grande studioso di oreficeria medievale e appunto storica come Ezio Mattiocco, che era poi l'oreficeria liturgica, l'oreficeria sacra, e si chiama Ori Argenti d'Abruzzo dal Medioevo al XX secolo. Io mi sono occupata della parte dell'oreficeria profana, quindi diciamo sostanzialmente dal Settecento in poi, quando l'oro cominciò a scendere tra le classi meno abbienti, chiaramente titolato con meno metallo prezioso, il cosiddetto oro rosso, per essere distinto e per costare di meno, ma dove la maestria degli orafi si scatenava. Perché? Perché il gioiello popolare, ecco perché mi sono interessata più a quello che a quello aulico occulto, perché quello delle classi più abbienti risentiva molto, come oggi tutto, delle mode. Invece nella cultura tradizionale il gioiello, così come l'abito, così come il tessuto, tutto quello che veniva a decorare la persona e a essere funzionale a vestire la persona, era munito di un contenuto non soltanto decorativo, ma soprattutto magico-simbolico. Quindi doveva proteggere, oltre che ornare, doveva segnalare, aveva delle funzionalità non solo quindi estetiche, ma soprattutto di protezione apotropaica, che non è una parolaccia, significa scaramantico, quindi allontanare gli influssi nefasti e propiziando quelli positivi. E quindi l'oro che è il simbolo solare per eccellenza, così come l'argento e quello lunare, quindi con l'argento venivano fatti gli amuleti e con l'oro si facevano i gioielli. Il maestro Montaldi, nella realizzazione del bracciale, che ad oggi conta 28 simboli, ha collaborato nel tempo con comuni, parchi nazionali e regionali. Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, in particolare il Parco Naturale Regionale Sirente Velino, il Parco Nazionale della Maiella e il Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, San Benedetto de Marsi, Navelli, L'Aquila, Lecce de Marsi, Magliano de Marsi, Opi, Aielli, Sante Maria, Avezzano, Corfinio, Vasto, Sulmona, Pescara, Santo Stefano di Sessanio, Rocca Calascio, Rocca Scalegna, Pescasseroli, Castel del Monte e Bolognano. All'evento hanno partecipato diversi rappresentanti delle amministrazioni e delle associazioni come il Rotary Club, che qualche mese fa ha assegnato all'orafo originario della Valle Roveto il premio Cesare Paris, edizione 2022, e poi ancora l'Ordine dei Commercialisti e dei Revisori dei Conti di Avezzano e Lance Abruzzo. Un'importante testimonianza è stata data da Fiorella Bafile, imprenditrice aquilana, che ha dato vita a una linea di skincare esclusiva che custodisce l'ingrediente prezioso dello zafferano. In conclusione, anche il contributo dello stilista Filippo Flocco, ambasciatore della moda d'Abruzzo nel mondo.
Alcuni gioielli della collezione La Ova Abruzzo sono stati indossati dalle bellissime Paola Finocchio, Miss Abruzzo 2022, e Dalila Tancredi, Miss Sorrisi con noi, accompagnate dal fotografo Antonio Oddi.